Arriva il professore. Buongiorno, professore. Cominciamo? Buongiorno, cominciamo. La benda. Benda? Benda? Su, zitta. Benda? Cosa fa? Mi ha fatto cadere gli occhiali. Ci sono rocchi adesso. Cosa fa lei? Cosa raccoglie? Niente. Gli occhiali da terra. Ci sono i nigrovi. Dove siamo? Le scusi, professore. Ma che scusi? Un accidente. Un paio di occhiali per il professore. Presto. Il paziente dove? È lì. Dove lì? Lì. Lì, aleatorio. Lì dove? Alla sua destra. Silenzio, ragazzi. Silenzio. Lì. Faccia vedere. Ora si opera. Tanto ci vuole da tutto a terra. Sì, si opera. E c'è il risolto. Ci voleva tanto a dire. Dunque, adesso che sappiamo che il paziente sta lì, andiamo incontro a lui. Perfetto. Ecco fatto. Ci vedi così, va bene. Dunque. Che cerca, che c'è? La testa. Dove vuole che stia la testa? Qui non c'è. Dove avete messo la testa? Dirigi la maschera, non la capisco. Ma la testa, che stia la testa al suo posto, no? In testa. E grazie, lo sappiamo. Abbiamo studiato anatomia, mi pare, no? Dunque. Eccolo qua, sì. Buongiorno signora. È uomo. È uomo? È uomo? Che brutta faccia. Lei non si è mai guardata allo specchio, no? Come sarebbe a dire, giovanotto? Questa è cattiva educazione. Chi le dà tanta confidenza? Gli ho detto che brutta faccia per dire che brutto colore che c'è. Mi scusi. Che scusi, un accidente. Adesso non lo apro più, so. No. Allora si è a posto su. Sì. Oh, gli avete misurato la febbre? No, non ancora, professore. Mi sta scotto? C'è la febbre da capo. Professore, non lì. Ma perché le vuole insegnare a me dove devo sentire la febbre? Ma professore, quella è un'altra testa. Un'altra testa? Sì. Perché c'ha due teste il paziente. Ma mi faccia ridere. Ah, sì, è vero. Di chi è questa testa qua? Biagini! Biagini, non ti mettere in mezzo. Oh! Il polso. Questa se ne va, Come, professore? Non vorrei essere uccello di cattivo augurio, ma questo se ne va. Dove vado, professore? Taglio locale, là, non abbiamo là. Dove andate tutti quanti? Oggi tocca a te, domani a lui, domani a questa, una alla volta dovete andare. Professore, il polso è mio. E allora se ne va lei, va bene. Chi gliel'ha chiesto questo polso a lei? Scusi. Il polso è lei, distrattamente, sa come. Ma lei è invadente, Mi dia il polso. Sì. Ho detto il polso, non il piede. No, è il polso. Ah, il polso. Sì, questo è il polso. Sì. Andiamo un po'. Oh, senta lei per me. Sì. Che sente? No, voglio far constatare. Sì. Io. Professore, non ha parlato. Chi è là? Nella sala operatoria, quando opera, non voglio estranei. Ma professore, non c'è nessuno estraneo. E quel marinaio chi è? Professore, quella è la sorella. La sorella del marinaio? Forse anche la sorella dell'ammiraglio! Nella sala operatoria non voglio nessuno! Via tutti! L'ammalato no! Ma quella è la suora infermiera! La suora infermiera? E perché ha detto la suora dell'ammiraglio? Io non ho detto niente! Allora l'ha detto lui! Non mollo! Giovanotto, non faccio lo spirito, se no non lo opero più! No, non ci vedo! E scherzi! Che deve essere fatto questo? Che operazione? All'addome. All'addome. E perché me l'avete messo con la pancia sotto? Si rianima! Si rianima! La pancia è nella posizione giusta! Ah! Sì, un momento. Dunque, scoprite la pancia e non guardare. Bistoli? Ecco qua. E questo? E cos'è? Questo è un ferro qualunque, senza lama, senza niente. Come taglio io? La lama è qui, eccola. Dov'è? Eccola. Ah, sì, e me l'avete coperto, per forza. Eccola. Oh, ecco gli occhiali. Ah, sì. Con gli occhiali è meglio. Certo. Sì, mettiamo gli occhiali, sì. Avanti, così. Oh, ecco fatto. Ecco fatto, dunque, firma. Ma professore, professore, ma che fa? Mi opera senza addormentarmi. Ma no, ma lei già dorme, caro. No, io sono sveglio. Questi ignorano il progresso della scienza. Abbiamo già praticato l'anestesia locale. Stia tranquillo, ha capito? Faccia il paziente e abbia pazienza. Ognuno deve fare il suo mestiere. Lei, da sano, che mestiere fa? Macellaio. E io pure non sono un macellaio, sono un chirurgo. Oh, si rilasci, si rilasci, stia tranquillo, faccia conto di essere un altro. Vuol leggere qualche cosa? No. Vuol telefonare a qualche amico? Dategli un telefono. Gli occhiali. Non lo voglio, ecco gli occhiali. Un telefono. Non lo voglio il telefono. Non vuole il telefono. Date gli occhiali, professore. Non vuole il telefono. Si rilasci, eh? Sì. Fermo? Professore! Che fa? Giovanotto! Io devo lavorare! Io faccio il chirurgo, non il ciabattino, ha capito? E lei mi sta scocciando! Lei è un paziente che non ha pazienza! Che paziente è? Abbia pazienza! E dove siamo arrivati? E chiacchiera, si muove, si agita e parla! Oh, benedetto in Dio! Oh, zia Fì! Sì. Che fermo! Se non sbaglio, hai capito? Peggio per te! Oh, è qui, eh? Sì, è qui. Professore, più a destra. Aspetta, fammi vedere.
Sì, sì. Più a destra. Più a destra. Ah, ancora? Ancora un pochino. Un pochino? Silenzio. No! Silenzio. Porca miseria! C'è? Guarda la volta come succede una disgrazia. Stavo tagliando il cuore. Professore! Stavamo a cavallo poi. Fermo? Sì. Fermo? Uno, due e tre. Ha sentito dolore? No. No, professore. Hai visto? Non ho sentito niente. Che cos'è la macchina umana? Cosa fa lei? Ma volevo vedere la macchina. Non deve vedere, deve vedere io. Oh, io vedo che un groviglio intestinale, una poltiglia proprio schifosa. Senta, non si offenda, ma lei fa schifo internamente, sa? Aderenze. Eh già, aderenze. Aderenze. A proposito di aderenze, lei al ministero conosce qualcuno? Sì, io ho una pratica fiscale da 2 anni e non mi riesco. Sto parlando d'affari miei, ha capito? Anch'io sono un uomo di carne, ossa e cartilagine, ha capito? Dunque. Sì, e chi? Questa è una normale. Eh sì, perché dovrebbe avere 36 metri di budella. Mm-hmm. Ah, occhio e croce, questa ce n'ha 40. Io non sono un matematico, per carità. Piglia il metro. Subito. Voglio proprio vedere. Voglio ecco il metro. Proprio vedere quanti. È uno, è due, tre, quattro, è cinque. Ecco il di più. Taglia questo. Professore, come al solito? Come al solito. Come sarebbe? No, no, io dopo operato a casa, ma non porto sempre un fagottino. Capirà? Perché c'ho un gatto soriano che è una meraviglia. Professore, ma che dici? È il mio intestino al gatto. Ma che pazzo, sto scherzando, no? Io devo mangiare questa schifezza al mio gatto. Il mio gatto è abituato con le mostaccioli. Ma andate là. Sai cosa le dico? Che io non lo vedo più. Come si veste e se ne va. Come me ne vado? Sì, vado da un altro chirurgo. Che ci sono solo io. Dove vado? Oh, basta. Sono stu... che c'è? Professore, non possiamo lasciarlo aperto. Beh, ricuciamolo. Tanto l'ho tagliato male. Che ce ne frega. Ah, che sete. Ago, eccolo qua. È la sete. Ecco qua, la sete. Sì, silenzio. Stia zitto. Sì, signor. Sì, ma va a prendere i nervi. Professore, lei che ce l'ha vista buona, sono infinita, sì, sì, abbiamo pazienza. Prenda pure a me, silenzio!